Bentrovati a tutti, dopo la prima settimana con Don Angelo in cui abbiamo guardato anche a questo tempo della Quaresima, credo sia importante ricordare, lo fanno tutti i mezzi di informazione, le televisioni, i giornali, che siamo a un anno dalla elezione di Papa Francesco, sicuramente tutti i commenti molto positivi e noi non possiamo che unirci a queste voci, anche noi, qualcuno diceva, beh... È proprio la conferma dell'esistenza dello Spirito Santo, il fatto che abbiamo avuto un Papa in questo modo, 13 marzo 2013. Credo però sia giusto anche ricordare che il giorno 13 marzo, e noi ne abbiamo parlato tante volte nella nostra trasmissione, anche su Televico. Credo sia importante ricordare, dicevo, che il 13 marzo è il giorno in cui abbiamo trovato morto a Mosul, in Iraq, Monsignor Racco, il vescovo che era stato rapito, io l'avevo appena incontrato proprio in quei giorni, e poi è stato trovato, ucciso in una discarica. A Mosul nel nord dell'Iraq. Ecco, credo che ricordare che l'anniversario della sua morte ci aiuta a non dimenticare l'Iraq. Chi parla più dell'Iraq? Nel 2008 è stata l'impennata di persone uccise, nel 2013, gli ultimi mesi e i primi del 2014, hanno visto più o meno gli stessi numeri, circa mille persone uccise al mese. È importante non dimenticare, così come il 13 marzo dell'83 veniva uccisa in Salvador Marianella Garcia Villas, una giovane donna che aveva preso a cuore la difesa dei diritti umani durante la dittatura militare. Tre anni prima era stato ucciso il 24 marzo dell'80 Monsignor Romero, il vescovo del Salvador e tre anni dopo lei è stata eh, presa, torturata, credo abbia subito ogni forma di violenza e poi uccisa. Di lei parliamo anche sulla rivista Mosaico di questo mese di marzo. Credo che allora unire la gioia per la nomina di Papa Francesco al ricordo di queste due persone, di questi due martiri, dà ancora più peso da una parte a ringraziare Francesco che ci invita sempre a guardare il mondo dalla parte degli ultimi e non dei primi, di quelli che contano meno, di ricordare anche le sue parole contro le violenze, contro la guerra, ricordiamo il suo invito alla giornata di preghiera per la pace in Siria, contro la guerra lo scorso settembre, ma credo anche ci invita a superare un po' la tentazione inevitabile che c'è di dire "Oh che bravo questo papa, come dire, fa tutto lui. Se la prende con quelli, non va a fare quello". Invece la testimonianza di questi due martiri, Monsignor Racco e Marinella Garcia ci chiede "E io cosa posso fare senza delegare?". Ecco allora grazie Francesco, ma la palla poi ritorna anche a noi. E credo anche, visto che siamo al mese di marzo, da poco si è celebrata la giornata, non la festa della donna, credo sia interessante quanto scrive Tonio Dell'Oglio sul sito di Mosaico di Pace, nella rubrica Mosaico dei giorni. Scrive proprio così: l'icona della giornata e non festa della donna. È la foto del Presidente della Repubblica che bacia la mano di Lucia Annibali, 36 anni, col volto sfigurato dall'acido che il suo ex ha ordinato di lanciarle contro. Un baciamano un giorno dell'anno rischia di essere poca cosa. Un baciamano non è nemmeno una protesta, un riconoscimento, una rivendicazione. È solo un gesto di galanteria. Eppure quell'inchino della massima carica dello Stato davanti a una donna può diventare una rivoluzione. Se quella giornata diventa tutti i giorni, se cominciamo a considerare non più solo la giornata della donna ma la donna della giornata, quella di tutti i giorni, quella dietro la cassa del supermercato e quella delle corrispondenze dei luoghi di guerra. Se la mano da baciare non è più solo quella di una donna che ha rischiato di soccombere di fronte alle violenze, ma anche quella di chi ogni giorno vive con ordinario coraggio la passione per la vita, un baciamano alle anonime casalinghe significherebbe semplicemente riconoscerne l'esistenza. Un inchino alle mamme che non hanno mai partorito completamente le loro figlie e i loro figli e soffrono con loro e per loro nel silenzio, doglie e travaglio di cui pochi si accorgono. Mani da baciare a chi il proprio ruolo se l'è conquistato almeno col doppio della fatica rispetto ai colleghi maschi. E allora, credo davvero che sia importante ricordare che la giornata della donna è stata vissuta, che non dobbiamo dimenticare e continuare tutti i giorni. Citavo Mosaico di Pace per ricordare che proprio sul numero di marzo abbiamo curato un dossier, una danza tra uomini e donne. Credo sia importante continuare a riflettere su questo e infine credo anche interessante sempre su mosaico di pace qualcuno magari si ricorda che tantissimi anni fa avevamo parlato che avevamo raccontato forse una delle prime televisioni i telefonini venivano costruiti con il coltan della Repubblica del Congo ecco adesso e anche qui una brava giornalista Ce lo racconta. Qualcuno ha guardato avanti. Un anno fa un gruppo di ragazzi olandesi, l'Olanda è la capitale del commercio equo, ha creato uno start-up col sistema del una parola inglese, cover funding. Vogliamo realizzare il primo smartphone etico. Chi di voi lo compra sulla carta? Sono arrivate migliaia di prenotazioni, alcuni sono già stati consegnati, uno smartphone che fa tutte le cose belle di tutti i telefoni, però non macchiato del sangue del coltan della Repubblica Democratica del Congo. Credo anche questo sia un bel segno positivo, avevamo denunciato anni fa, c'è un'alternativa, si può fare, qualcuno poi va su internet e magari lo può trovare. Credo che sia anche questo un invito quaresimale a convertirci, a rivedere un po' i nostri stili di vita, a uscire dalla nostra terra come sentiremo per chi va a Messa domenica, la prima lettura è proprio quella di Abramo. Esci dalla tua terra, fidati del Signore, abbandona forse le tue sicurezze, non fare troppi calcoli e noi sappiamo che siamo tutti figli di Abramo. Grazie. Alla sua fede, di chi ha lasciato, di chi ha voluto abbandonare la sua terra, la sua generazione è diventata numerose come la, le stelle del cielo e la sabbia della spiaggia e siamo tutti figli di Abramo, sia musulmani, cattolici e noi anche cristiani, quindi è un segno anche di comunione con le altre religioni. Mi avvio. A concludere, ricordando, credo anche a nome di Don Angelo, oltre a queste riflessioni anche alcuni appuntamenti, il primo è proprio per chi ci vede il venerdì 14, è sabato pomeriggio, il 15 marzo, lo avevamo già detto, ci sarà alla Chiesa la Madonna di Campagna, organizzato dagli incontri del fine settimana, ci sarà Brunetto Salvarani, sia al pomeriggio... Sia alla sera ci sarà un momento di incontro, di riflessione in questo cammino alle 15 alla chiesa di Madonna di Campania. E poi abbiamo ricordato Monsignor Romero, ucciso in Salvador il 24 marzo. Nella nostra diocesi ogni anno si ricordano i missionari martiri. Quest'anno la veglia sarà a Massino Visconti, sabato 22, ci sarà alle 18 una messa in parrocchia, ma poi anche con la cena frugale e il dopocena ricorderemo tante figure di martiri oggi, ieri, dal, dai primi secoli fino ai nostri giorni, ricordando tutti i martiri missionari e non dei nostri giorni. Massino Visconti, sabato 22 di marzo. E infine, lo abbiamo già detto altre volte, ma credo che sia importante ricordarlo per tempo, anche se manca più di un mese, il 25 aprile c'è un grande appuntamento di tutto il popolo della pace all'arena di Verona, un'arena di pace, di disarmo, di non violenza. Già l'avevamo fatta negli anni scorsi, negli anni 80, 90, con Don Tonino Bello, con Balducci, Turoldo, l'Arena che è un monumento bellissimo. Molti credo lo conoscano. Lo vogliamo riempire, ma non per il gusto di avere la massa, ma per dire quante sono davvero tante le persone che oggi non accettano più la logica della guerra, pensiamo a cosa succede adesso in Ucraina, pensiamo alle guerre dimenticate dalla Siria all'Africa, non sappiamo ancora che cosa, quale sarà lo sviluppo della guerra in quella terra, Putin, sappiamo solo che c'è un grande giro di armi e anche l'Italia pare che in questi giorni grandi svolte, ma forse il tema delle spese militari resta tabù. Si cercano i soldi per aiutare le persone, ma i miliardi, e sono tanti per gli F-35, pare che non vengano toccati perché gli interessi di chi fa la guerra sono tanti. Allora saremo all'arena di Verona, raccogliendo anche l'invito di Don Tonino Bello più di vent'anni fa, in piedi costruttori di pace. 25 aprile 2014 dal pomeriggio dalle 14 più o meno verso sera alle 18 alle 19 con testimoni ci sarà Ciotti ci saranno forse alcuni cantanti ci sarà sicuramente padre Zanottelli l'invito è anche per tutti quelli che ci seguono di organizzarsi vedremo se magari faremo anche qualche pullman dalla nostra zona ma Verona non è così lontano per vivere questa arena di pace il giorno della liberazione perché è importante ricordare oggi questi valori mentre tante persone vivono ancora la guerra. Ce n'è a sufficienza credo per riflettere, per vivere questa Quaresima per chi è credente. Un augurio a tutti anche a nome di Don Angelo e noi come sempre ci vediamo la settimana prossima. is good